siamo qui in Marocco. Proviamo il McDonald's. Quello marocchino. C'è il Big Tasty. Prendo il Big Tasty menu. Proviamo quello lì. Ok. Proviamo quello. Allora. Proviamo questo Big Tasty qui in Marocco. Mi hanno dato anche, allora, prezzo 7,70. Poi mi è anche caduta la coca perché fuori c'era il vento, allora sono rientrato. Proviamo le patatine. Patatine sono le solite patatine, quindi le solite patatine che fanno a McDonald's. Non capisco come riescono a fare le patatine uguali in tutto il mondo. Proviamo questo Big Tasty com'è. Non è male. Nel senso che ha un sapore un po' più, forse un filino più piccante di quello che c'è in Italia. Ma forse un filino. Carne un po' asciutta. Tutto sommato devo dire che è molto simile, diciamo, le dimensioni non lo so, magari le dimensioni sono un po' più larghe, forse il panino un po' più largo magari nella media che noi prendiamo da noi, non lo so, ma per quanto riguarda il sapore lo vedo abbastanza simile a quello italiano comunque. Pomodori sono un pochettino indietro, insalata, tutto sommato diciamo che non è male. Ho voluto venire a testare perché vabbè, qui con 8 euro posso mangiare, diciamo, anche normale, posso andare al ristorante con 8 euro e mangio. Allora, patatine le ho prese nel menù, però non le prendo perché sennò. Patatine sono le solite patatine del McDonald's. Hanno un sapore simile in tutto il mondo, queste patatine. E poi per quanto riguarda questi, se vuoi fare uno street food li trovi anche a 2 euro, anche a 1,40 euro. Bravo. È anche abbastanza caro per essere, diciamo, in Marocco. 7,70 non è economico, 7,70 euro l'ho pagato, tutto. Il large menu. Quello più piccolo veniva a pagare 5. Il large penso che sia le patatine grandi, la coca grande. Coca che devo riprendere perché mi è caduta. Ah. Tutto sommato, diciamo, come voto gli do un 7, non è male. Come salse, diciamo, come tutto insieme, cioè, non è differente rispetto al Big Tasty. Noi abbiamo il Big Tasty in Italia, che è un insieme. Cioè, non è molto differente rispetto a quello che mangio in Italia, perché è sapore uguale. Cioè, non lo vedo differente. Cioè, un pochettino secco magari la carne, però non è male, nel senso, non sono, diciamo, in Marocco preferisco andare a mangiare pesce, un paio anni, però ho voluto provarlo e diciamo che se poi una volta provare un cibo, diciamo, fare una buffata, è abbastanza simile a quello italiano.
anzi, mi sono bello mucciato le mani, ho anche perso, adesso devo andare a prendermi qualcosa, patatine basta, non le mangio perché sennò reflusso, chissà dove va a finire. Allora, McDonald's in Marocco, diciamo molto molto simile a quello italiano o a quello tedesco, che ne so, il sapore è quello lì, non è che cambia più di tanto, cioè non ho trovato una grande differenza, nel senso che se chiudessi gli occhi e mi dessero questo qua marocchino, quello italiano, quello tedesco, più o meno la stessa roba. Quindi questa qui è la mia recensione, è buono, è il classico McDonald's. Va bene, vi saluto, un abbraccio ragazzi, recensione McDonald's dal Marocco.